Bentornati ad una nuova puntata di Talk with Friends. Come vedete, sono in ottima compagnia, diciamo che è un volto noto qui di Dame Sa The Box per vari aspetti. Insomma, l'anno scorso l'abbiamo conosciuto, era una novità, una new entry qui nel salotto di Dame Sa The Box. Senza indugi vado a presentare il mio ospite, Antonio Silvestro. Ciao Antonio! Ciao Karen, ciao ragazzi di Dammis, buonasera. Buonasera e bentornati qui nel salotto di Dame Sa The Box. Beh, Antonio, l'ultima volta che ci eravamo visti non eravamo nel salotto, ma eravamo ai CrossFit Games 2023 Madison. Sì, in effetti è vero, l'ultima volta che ci siamo visti di persona eravamo oltreoceano, in una realtà un po' più diversa da questa tranquilla e serena di questa sera. Beh, allora io, caro Antonio, voglio parlare con te ovviamente dell'anno scorso, ma soprattutto di quest'anno, perché tu, Antonio, ti sei riconfermato Games Athlete, quindi per il secondo anno consecutivo sarai un atleta Games in una location diversa, poi ne parliamo, Antonio. Che difficile riconfermarsi, insomma, per chi non ti conosce bisogna dire che tu l'anno scorso avevi esordito un po' giocando, no? Mi ricordo che raccontavi che i tuoi open l'avevi fatto, dice ma sì, proviamo. Poi però questo gioco è diventato una cosa seria, perché poi tu ti sei classificato ai CrossFit Games senza aver fatto poi chissà quale gara, Antonio, no? Mi ricordo che mi raccontavi, insomma, che ti mancava un po' di esperienza. Cosa ne vogliamo dire? È passato un anno. Passato un anno, ovviamente parlare della strada che si è fatta in questo anno sarebbe riduttivo, perché strada se n'è fatta, e come? L'anno scorso, sappiamo entrambi, è stata una sorpresa, io in primis. Confermo che è stata una sorpresa, no? CrossFit Game, quest'anno ovviamente la tensione, la pressione era completamente differente. Perché il primo anno può sembrare difficile, ma è stato il più semplice. Quest'anno, nonostante tutto, la consapevolezza, l'esperienza, l'allenamento che è in progresso, cioè che col tempo è migliorato, i punti deboli, abbiamo lavorato sui punti deboli, ma la pressione non ha allenamento. La pressione quando c'è pesa e come. Quest'anno l'ho vissuto in maniera completamente differente. Gli Open, poi quest'anno c'è stata la formula differente, quindi non era solo Open, ma ci sono anche le semifinals, livello sempre più alto. Penso alla strada che si è fatto, ai miglioramenti che ho avuto, e nonostante tutto l'asticella si è sempre alzata ancora di più. Cioè, sì, è stata dura quest'anno, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo di nuovo... Antonio, tu sei il primo, diciamo che tu sei il primo atleta adaptive ad essersi qualificato ai CrossFit Games, quindi è un primato, caro Antonio, che non ti potrà togliere nessuno. E dai anche un altro primato, perché sarai al momento l'unico Games Athlete Adaptive aver partecipato all'evento principale che è stato l'anno scorso 2023, perché quest'anno ricordiamo che gli Age Group Adaptive e Teen saranno distaccati in eventi diversi e voi sarete all'evento Wildwood. Quindi, sì. Caro Antonio, insomma, ti metti anche sul, come dire, a parte aver appeso al muro questa cosa di essere stato il primo adaptive a partecipare ai Games, anche l'unico ad aver partecipato all'evento principale. Cosa mi racconti di questa cosa, Antonio? Vabbè, parlando in considerazione il fatto che CrossFit è in continua evoluzione, quindi sappiamo quello che è successo lo scorso anno, sappiamo quello che succederà quest'anno, ma non sappiamo quello che succederà il prossimo anno. Non so se ci saranno ripensamenti da parte di CrossFit Game riguardando l'organizzazione,
Ma per il momento, diciamo, c'è questa, dire, questo primato, se così vogliamo definirlo, ma è stato solo un caso. Come dicevo poc'anzi, CrossFit sta, non so se si sta testando, non so cosa pensa di fare, ma non credo che il prossimo anno sia uguale a quest'anno e di sicuro non sarà uguale allo scorso anno. Ci riserva sempre delle sorprese. Fatto sta che l'evento dello scorso anno, insieme agli Elite, insieme ai Masters, ai Teen, è un evento che pesa, è come su tutto il panorama, su tutto il movimento. Dividere un po' le forze in Elite, Master, Teen e Adaptive, non so, sicuramente il prestigio sarà inferiore, no? Però non so, non riesco, non capisco, non so per quale motivo abbia intrapreso questa, cioè, abbia preso queste scelte, ma vedremo, vedremo. Vedremo sul campo, insomma, ricordiamo che Wildwood sarà a Sant'Antonio, Texas, dal 19 al 22 settembre, per cui Antonio hai ancora un bel po' di tempo per continuare, insomma, la tua preparazione in avvicinamento, ma voglio parlare, come stavamo prima dicendo, di questo tuo anno, perché io ricordo ero lì a vederti, insomma, sul floor, parlavo con il tuo coach, insomma, che l'anno scorso ti mancava proprio un po' di consapevolezza, un po' di quell'attenzione gara che non avevi avuto, no? Quest'anno tu hai, oltre ad aver sicuramente lavorato sul quello che dovevi migliorare, le tue, insomma, come dicevi tu, i tuoi punti deboli, hai lavorato anche a livello psicologico. Ricordo che recentemente hai fatto anche Roma Throwdown, giusto, Antonio? Sì, è stata una grande e bellissima iniziativa, quella organizzata dai ragazzi di Roma Throwdown. Prima gara adaptive in Italia, un anno fa forse era fantascienza. Diciamo che il movimento adaptive ci sta portando delle grandi risultati in Italia. Quest'anno non sarò solo, ci saranno altri 5, saremo in 6. La cosa si fa interessante per noi italiani, ma come penso all'interno degli atleti adaptive a livello mondiale, e questo ci spinge anche in Italia, quindi non andare fuori confine a poter partecipare a una gara. Io credo che quella di Roma sarà la prima di tante. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Non abbiamo parlato del tipo di organizzazione, degli standard, si è parlato solo del coraggio che oggi che serviva per iniziare. E è stato un bel evento, la possibilità anche di conoscere gli altri ragazzi italiani, Giuseppe, Luca, che incontrerò a Sant'Antonio. È stata una bella esperienza, ci ha aiutato anche a fare volume, ad affrontare il campo gara. Ovviamente è completamente differente da quello che ci aspetterà in Texas, ma comunque è una prova, comunque è una prova, non è il solito allenamento che facciamo quotidianamente, giornalmente. Quindi è stata una bel evento. Sono sicuro, anzi sono certo che sarà il primo di tanti. Quindi ancora grazie. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare i ragazzi di Roma, Marco, Marina, che ci hanno creduto, li abbiamo sostenuti e con la speranza che sia solo l'inizio, ecco. Stavo aggiungendo che tu, Antonio, sei stato un po' il precursore di questo movimento, diciamoci la verità. Sicuramente, come ho fatto, insomma, recentemente una chiacchierata con Giuseppe Ciullo, di cui tu, insomma, accennavi prima,
anche lui si è sentito ispirato dal fatto che comunque ci sia stato un altro ragazzo che abbia un po' aperto le porte, quindi in questo caso tu, e che abbia dato appunto un po' coraggio a magari a chi non si sentiva magari adatto oppure non pronto, no? Sicuramente tu è un po' ispirato, te lo senti? Ti senti questa cosa, Antonio? Un po' sì, ma solo perché capita, mi scrivono in molti. Dopo Madison ho ricevuto tante mail, tanti messaggi di stima, no? E di tante persone che casomai si nascondevano dietro alla problematica, che mi hanno raccontato, sai, problematiche simili alla mia o poco o qualcosa di molto simile. Mi hanno raccontato che la mancanza di coraggio che casomai hanno avuto in precedenza e che vedendo me hanno trovato, non so, una forza d'animo per mettersi in gioco a 360 gradi, quindi senza barriere, senza alcun muro. Un po' sì, ma poi lascia il tempo che trova, no? Quest'anno sono più molto contento, anzi quest'anno lo sono molto di più, perché di fianco a me ci sono gli altri ragazzi, con nazionali, con problematiche differenti, ma con un coraggio, coraggio e voglia. Io li ho un po' conosciuti, li ho visti, li ammiro, stima senza limiti, che possono dire tanto. Quindi il fatto che Antonio sia stato il primo, Antonio non è l'unico. Quindi sono contento. Spero che tutti, sono anche convinto che tutti faremo bene, e sono anche molto felice del fatto che staremo tutti insieme, perché questa è una cosa ufficiale da qualche giorno: abbiamo creato un quartier generale di noi atleti Adaptive in Texas, quindi fantastico. Staremo tutti insieme. Sono stato l'ultimo che si è accodato, ma avevo quest'ansia di non perdere questa occasione e non l'ho persa. Quindi staremo tutti insieme, un modo per confrontarci, per condividere questa esperienza che porteremo per sempre, no? Io non credo che dimenticherò Wisconsin, non credo che dimenticherò Madison e North Park, quel primo giorno che non sapevo dove mi stessi trovando, cosa stessi facendo, ecco. Ricordo benissimo il tuo sguardo un po' spaesato. Sì. Invece in te adesso vedo, caro Antonio, uno sguardo invece di un atleta più consapevole. Quindi la strada di quest'anno è stata sicuramente importante per rafforzarti anche in quel lato un po' caratteriale che magari ti mancava. Come ti devo un po' di cazzimma, forse ti mancava, Anto. Questo sì, nonostante sia del sud e vicino a Napoli, mi mancava quella cazzimma. Ed era, non so se era giusto, cioè era anche normale, perché non avevo realmente idea di cosa fosse una gara a quel livello. Cioè, io credo che a distanza di anni anche un atleta elite, che casomai è un po' emotivo, non, tralasciando Goodmundson, che forse è il più freddo in assoluto, ma credo che tutti gli atleti, quando si trovano su un palcoscenico così, sentono un po' di pressione. Io lo scorso anno finito metabolizzando un po' a mente fredda, ho dovuto, ecco, scegliere cosa fare. Limitarmi solo alla comparsa, che è stato un caso, siamo stati a Madison, bella esperienza, ma va bene così. Oppure
cambiare, no, meglio, aumentare il ritmo, aumentare il volume, perché poi le gare durano pochi minuti, ma la preparazione dietro quei pochi minuti è fatta di mesi, di ore e ore. Sì, quest'anno sono diverso, sì. Abbiamo lavorato tantissimo con il coach sotto l'aspetto del blackout, no? Che mi si creava la gara, la circostanza. Vado in America, torno in America con un'altra consapevolezza, sicuro di quello che sono, di quello che ho fatto, del risultato raggiunto. Sai, l'anno scorso non ero sicuro perché non sapevo forse realmente il valore, non sapevo se era meritato o meno quel traguardo. Quest'anno lo sento, ecco, cioè, sento di stare lì, di stare lì. Beh, meritato, perché insomma, come diciamo sempre, qualificarsi per la prima volta è un obiettivo, è un traguardo, ma sicuramente riconfermarsi è difficilissimo, quindi riconfermare una qualifica, come dici tu, dove ogni anno il livello degli atleti del CrossFit aumenta veramente in un modo esponenziale, quindi le conferme sono veramente difficilissime, quindi hanno un sapore ancora più diverso rispetto alla prima qualifica. Quindi quest'anno veramente grossissimo applauso, Antonio. Ma quello che voglio sapere, no? Tu ovviamente, ripetiamo che appunto Wildwood sarà in un'altra location rispetto a, appunto, a Madison, e anche l'evento principale si sposterà da Madison, non sarà più lì. Tu che ci sei stato a Madison e adesso andrai appunto in un altro evento in settembre, cosa ti aspetti da questo nuovo evento? Che è dedicato soltanto a voi, insomma, in tutte le categorie adatti. Cosa ti aspetti? Allora, diciamo, ora stiamo dicendo solo cose molto belle, ma come sappiamo entrambi, CrossFit ha ancora tante lacune. Una di queste, Wildwood ha avuto momenti difficili con la preparazione, con dei vari eventi, dagli Open alle semifinals. Perché è una macchina nuova, no? Stanno. Io ho sentito sia Kevin, gli altri membri di Wildwood, e quando chiedo qualcosa mi rispondono sempre: ti faremo sapere. Come se qualsiasi domanda che facciamo, non solo io, parlo anche degli altri atleti, è come se apriamo sempre una falla, no? Un bug, qualcosa che non si sono mai chiesti. Una di queste sembrerebbe più stupida: siamo passati dall'eccesso di Noble come materiale per gli eventi a Northern Spirit con solo tre maglie, tre pantaloncini per 12 eventi, si parla di 11-12 eventi in 4 giorni. Quindi voi già sapete, quindi, Antonio, come sarà composto il vostro corredo, quindi, Antonio. Sì, abbiamo ricevuto delle comunicazioni prima anche dell'ufficialità della partecipazione. Coloro che si trovavano in una posizione molto vicina alla qualifica, abbiamo ricevuto una mail da Wildwood, dove ci invitavano a inserire le taglie, e nel format di queste mail c'era anche un po' il quantitativo del materiale che ci veniva dato. Facendoci due calcoli, ci toccherà fare il bucato, perché... Mi hai tolto veramente una battuta dalle labbra, caro Antonio, toccherà fare il bucato. Questa è una cosa che io ho scritto a Wildwood, perché... Non ci permettono di vestirci in un'altra maniera, casomai anche avere la possibilità di avere uno sponsor e utilizzarlo durante le gare. E quindi già è una possibilità in meno che abbiamo.
non abbiamo, come ti dicevo, oggi, 3 luglio abbiamo pochi ricambi per gli eventi e la cosa ancora più strana, ovviamente, che rispetto allo scorso anno si sono dimezzati tantissimo i montepremi. Sono passati dai 5.000, 3.000, 2.000, ovviamente del podio, ai 2.000, 1.500. Cioè, qualcosa di sembra poco, perché poi alla fine uno, quando va lì, non ho mai pensato io, ecco, alla possibilità di vincere, cioè, non ho mai pensato minimamente al fatto di poter vincere 1.000, 2.000, perché già è lì, il premio è, la vittoria già sta lì. Però se devo pensare al movimento rispetto allo scorso anno, qualche dubbio mi viene al riguardo, cioè mi sorge spontaneo. Il fatto che ci siano più atleti è stata forse una scelta buona per aumentare, cioè, il movimento, allargare il movimento, fare delle sottocategorie all'interno delle categorie. È stata anche una scelta molto intelligente, però se questo poi deve portare alla una riduzione del prestigio, no? E anche poi dell'organizzazione, perché, come dicevo, molte domande che abbiamo posto a Wildwood non abbiamo ancora risposto. Beh, sintomatico, Antonio, che insomma c'è qualcosa, insomma, qualche falla, insomma, quest'anno si evince che qualche falla c'è un po' dappertutto. Quello, insomma, già il fatto che tutti gli atleti che ho sentito, ovviamente, non sono contentissimi di fare parte di eventi distaccati. Insomma, si perde un po' questa parola che si usa tanto, ma a cui io credo si perde un po' di inclusività. Cosa ne dici, Antonio? Sì, e se pensare al fatto che gli ultimi giorni dello scorso anno avevamo una diretta con ESPN e tutti gli atleti, Master, gli ultimi 2 giorni, Elite, Master, Teen e Adaptive. Quindi aveva anche a livello, ovviamente, come tu ben sai meglio di me, i diritti televisivi danno il peso allo sport e al movimento. Vero. Giusto. Oggi, quindi, dietro a quelle dirette c'era uno share importante, perché c'era i ragazzi Adaptive che venivano seguiti dai loro tifosi, gli Elite che venivano visti da tutto, ovviamente, il movimento CrossFit globale. Oggi invece abbiamo tanti spezzoni che, secondo me, non credo che avranno lo stesso peso mediatico dello scorso anno, credo. Poi ovviamente sarà il tempo, i risultati a decidere, ecco, quello che è stato giusto o sbagliato, ma non ho condiviso questa scelta dall'inizio, da quando Antonio, insomma, ovviamente tu guardi a questa nuova versione, chiamiamola così, con scetticismo, giustamente, insomma, un po'. Andiamo avanti con i nostri racconti, superiamo, insomma, questa nota che è giusto che hai approfondito, perché, insomma, diciamo che è un po' il malumore che poi gira un po' in tutti, insomma, le varie categorie, perché è così. Anche i master saranno in un altro evento, i teen in un altro, e sarà difficoltoso, se non quasi impossibile, seguire tutti quanti, mentre l'anno scorso, appunto, era una grande festa, perché, appunto, si faceva parte dell'evento principale. Ma arriviamo a
quello che succederà. Non sappiamo ovviamente quello che succederà, Antonio, a Sant'Antonio, ma noi speriamo, come dici tu, avete creato questa casa Italia, oserei dire, Antonio, insomma, con tutti gli atleti. Sì. Guarda, quanto vorrei esserci, Antonio, adesso che mi hai raccontato questa cosa. Sì. Insomma, l'idea di Giada, l'idea partita da Giada, la ragazza di Pesaro, se non delle Marche, se non sbaglio, che ci ha messo tutti insieme su questo gruppo. Lì man mano è nata questa idea che è andata avanti e si è poi concretizzata, ecco. Quindi saremo tutti insieme. Questa è forse una delle più belle notizie, e viverla così mi stimola ancora di più. Beh, l'unione fa la forza sempre, si trova sempre, si ha quella skill in più che non sapevi di avere, no? Il fatto di essere un po' avvolti in una sorta di cerchio protettivo, perché quando sei tutti insieme, insomma, ci si fa forza, come dici tu, sarà sicuramente un qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, che eri solo, col tuo coach, amici, a noi che ti favamo. Perché non soltanto ovviamente dietro le quinte le persone lo sanno, ma noi, oltre a essere insomma delle persone a cui piace seguire, cerchiamo di seguire il più possibile i nostri atleti, ma siamo prima di tutto dei tifosi, quindi eravamo lì a tifare Antonio e tutti gli atleti. Ricordo. È stato bellissimo. Quindi, insomma, Antonio, la strada, insomma, è stata fatta, è stata percorsa. Adesso bisogna arrivare a Sant'Antonio nel migliore dei modi. Come siamo a livello di preparazione? Io ti vedo che, insomma, spesso posti i tuoi allenamenti estenuanti. Diciamo che il tuo coach quest'anno ti ha messo veramente sotto, Antonio. Come siamo arrivati? Siamo a buon punto. Ovviamente dire che stiamo bene non è mai giusto, perché c'è sempre da migliorarsi, sempre da analizzare qualcosa e casomai riprovarla in maniera differente. Però siamo sul pezzo. Poi, sai, Madison lo scorso anno ci ha dato luce anche su altre strade, no? Da percorrere, da migliorarci, ha messo alla luce le mie debolezze e casomai anche qualche punto forte, e abbiamo lavorato, punto. Cioè, non, si è lavorati e basta, si sta lavorando, si è lavorato l'inverno per migliorare l'aspetto del volume, perché poi sai, fare 3V dal giorno non è, se non c'è un volume importante alle spalle, non si reggono, cioè, o meglio, li reggi pure, ma ad un livello piano, ecco, cioè, basilare. Se vuoi avere qualcosa in più, dietro deve esserci una buona base, una base importante. Quindi abbiamo lavorato e stiamo lavorando sull'aspetto del volume, sulla gestione. Che poi alla fine, i CrossFit si vincono non vincendo mai difendendosi in tutti gli eventi, casomai anche non vincendo nessuno. Se vediamo, ho un'esperienza, quella delle semifinals europee, l'atleta elite, adesso non mi viene il nome, lituano, vincitore dei primi due eventi. Vincitore dei primi due eventi è stato fuori, non è andato ai CrossFit Games. Quindi lavorare sulla gestione e pensare che non sempre bisogna spingere. Però questo ragionamento lo si poteva fare solo quest'anno. L'anno scorso, sai, non si riusciva mai a mettere in piedi quello che si era programmato per tanti motivi. Quest'anno abbiamo c'è un'esperienza differente. Non c'è un'esperienza importante, ma c'è almeno entrare sul floor
e sapere quello che bisogna fare e come bisogna farlo. Ma curiosità, c'è un tuo punto debole dell'anno scorso, che era veramente tanto debole? La prima cosa che ti viene in mente è che quest'anno Roma. Dici, me la ricordo, ricordo benissimo, ci hai lavorato Roma. Tantissimo, quindi Antonio. Roma, sì, sì, la roba era il mio incubo. Quest'anno spero che ci, per avere proprio una sorta di rivincita rispetto a quello, io spero che quest'anno ci sia la roba. Sai, ricordo per... benissimo quel giorno lì dove ne facesti una, in realtà, mi ricordo. Una. Poi le mani andarono... qualche ferita alle mani, esatto, e blocco totale. Ricordo, e mi ricordo il tuo coach che cercava in qualche modo di svegliarti, di darti quella fu una brutta... una delle mattinate più brutte di Medico. Ricordo più, però ricordo che poi ti eri un po' ripreso nel workout della corsa, insomma, che era un po' più nelle corde. Sì, infatti lì eri cambiato totalmente, era cambiata un po' la storia, ti eri anche un po' ripreso mentalmente. Insomma, questo anno, vedi, diciamo che, tra virgolette, le esperienze negative, se vogliamo chiamarle così, fanno sì che comunque sai dove devi andare a lavorare e ti rinforzano, ti rafforzano sicuramente. Antonio, cosa ne dici? È così, anche perché gareggiare in quell'ambiente credo che sia stato importante per me, proprio per avere un'ossatura, ecco. Quest'anno non credo che l'ambiente sarà simile, perché come abbiamo detto poc'anzi, il movimento è più piccolo, non ci sarà un North Park da 10.000 spettatori, non ci sarà un Colosseo da 12.000 spettatori, quindi la pressione sarà differente, e l'esperienza dello scorso anno mi può aiutare come. Ma invece una cosa che io mi ricordo, anche un'altra skill che domavi appena appena, che erano i Double Unders, se non ricordo male. Double Under, esatto. Anche lì ci hai lavorato? Sì. Diciamo che rispetto allo scorso anno sono cambiate un po' di cose, sotto la skill, sotto forma dell'esecuzione e del volume di lavoro che c'è dietro alla skill. Diciamo che il coach Fabio mi ha messo un po' sotto, ecco, sotto. Ma io ricordo benissimo, ricordo benissimo l'ultimo giorno di Madison, quando si è chiuso tutto l'evento, che poi eri lì tu come spettatore, insomma, eri un'altra versione, svestiti i panni di atleta, eri lì versione da spettatore insieme al tuo coach, e ricordo che eravate già subito focus per questo anno, per fare un lavoro su, appunto, i tuoi punti deboli, avevate già voltato pagina, ricordo, Antonio. Sì. È così, lui infatti subito, chiusa la parentesi Madison, mi ricordo che ogni discorso che faceva, ti raccomando quest'anno, agosto arriva tra un po', mancano 3 mesi, sai, un continuo ricordarmi che il tempo stringeva, ecco. Countdown, esatto. Ma senti, ma Antonio, ma che adrenalina hai avuto quest'anno, appunto, con questo mantra che ti arrivava, magari non dico giornalmente, ma insomma spesso dal tuo coach? Che adrenalina hai avuto quando quest'anno iniziavi gli Open con un'altra consapevolezza? Cioè, avevi voglia di iniziare? Avevi paura? Allora, avevo voglia e allo stesso tempo avevo timore, sì, perché avevo un po' nei mesi precedenti avevo capito che il livello l'asticella si era un po' alzata, quindi quello che io
quando io pensavo di aver casomai migliorato rispetto a qualcun altro che mi stava un po' davanti, poi all'improvviso mi rendevo conto che anche l'altro atleta aveva alzato l'asticella, e così è stato. Perché poi durante i V, quest'anno abbiamo fatto 8 VUD, quindi ci siamo misurati su tanti aspetti, e come ti dicevo, il livello alzato, l'asticella è alta, cioè nonostante sono arrivati nuovi atleti, altri atleti casomai che l'anno scorso avevano un livello, oggi ne hanno un altro, e io avevo paura. Gli open un po' perché, sai, i primi 20 può andare male un VUD, un e mezzo, ma sai, nei primi 20 sapevo che c'ero, ecco, cioè, le semifinals, 5 VUD in 4 giorni, i primi 10, sapendo che 6-7 erano su tosti, ecco, qualche VUD che era non facile, sai, un po' di timore l'ho avuto, anche perché una cosa mia personale, ci tenevo a essere tra i primi 5 anche quest'anno, nonostante il regolamento ne diceva, apriva la porta ai Games per i primi 10, ma ho voluto, non mi sono cullato su questa cosa, perché volevo entrare con la vecchia normativa, ecco, ci tenevo a stare tra i primi 5, quindi per me anche arrivare sesto, non lo so, era no una sconfitta, però sai, rispetto all'anno scorso lo vedevo un passo indietro, un passo indietro. Quindi classificarmi quarto a ridosso dei primi e non come lo scorso anno che ero un po' distante, è stato bello, ecco. Beh, è stata una buona soddisfazione per me e per il coach. Sì, assolutamente. Ti carica assolutamente di tanta, come dire, consapevolezza in più, e dire ok, il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. È così. Antonio, beh, allora, che dire, insomma, io ero molto curiosa di sapere, curiosa, ma anzi avevo piacere di sentirti, Antonio, perché appunto siamo stati i primi a farti conoscere sui nostri canali. Nessuno ti conosceva l'anno scorso, caro Antonio, prima di, insomma, di questa, vero, qualifica. Insomma, noi siamo stati, ti abbiamo cercato, perché sai benissimo che noi abbiamo parlato e ne parliamo tantissimo del mondo adaptive, perché ci crediamo tantissimo, è un mondo veramente da esplorare, da portare in alto, e siamo veramente contenti che quest'anno sarete ben 6 atleti, quindi okay. Il gruppo si nutre di tanti atleti, ma come dici tu, sono sicura che ce ne sono ancora tanti nascosti che devono uscire fuori, e quest'anno sono sicura che, vedendo che il movimento sta proseguendo, si sta incamminando nella strada giusta, sicuramente ci saranno tanti atleti che nei prossimi anni usciranno fuori. Beh, caro Antonio, cosa dire? Insomma, io sono veramente contenta di averti rivisto, ascoltato, sapere che insomma sta andando tutto bene, che la tua preparazione prosegue per il meglio. Io, Antonio, ti faccio un in bocca al lupo gigantesco di tutti questi mesi che ti aspettano in preparazione di Sant'Antonio, Texas, e che dire, spacca tutto, Anto, mi raccomando, su quel floor. Grazie mille Karen, è stato un piacere anche per me. Ci tenevo tanto a farmi una chiacchierata con voi di Dummies, e dai, spero che
Ci rivedremo presto, casomai a commentare qualche evento importante qui in Europa, non si sa. Non Chissà. si sa, non diciamo nulla, Non, noi non. diciamo, sì, ci vediamo sul floor, ecco, Ci diciamo così vediamo come sul saluto, floor. Ci vediamo come sul floor. il mio saluto dopo le interviste, ci vediamo sul floor. Beh, Anto, in bocca al lupo, ripeto ancora, e un abbraccio. A presto, Un Anto. abbraccio a te. Ciao Karen, ciao. Ciao.